Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto. Proseguiamo con la conoscenza quest'oggi dei candidati alle presidenze della Regione del Veneto, le prossime elezioni regionali di domenica e lunedì. Siamo in collegamento con Daniela Sbrollini, a cui diamo la buona giornata. Buona giornata e grazie dell'invito. Ben trovata, appunto. Candidata per Italia Viva, PSI, PRI e Civica per il Veneto, quattro forze. Innanzitutto, che elezioni che saranno queste? Sostanzialmente c'è un esito prevedibile, però certamente anche molto da lottare, e la vostra campagna elettorale lo dimostra, insomma, molti molti chilometri ogni giorno per portare che messaggio? Sì, noi abbiamo fatto una campagna elettorale, devo dire, molto motivata, quasi 10.000 chilometri percorsi lungo tutta la regione Veneto, e abbiamo davvero visto quante eccellenze, quanti talenti, quante competenze ci sono in questa regione che non sono state valorizzate come dovevano. Quindi il primo elemento è quello di una grandissima regione, di una regione che va a mille nonostante la guida regionale dal punto di vista politico, proprio perché ci sono competenze e professioni che stanno facendo grande il Veneto nel mondo, a livello nazionale. Detto questo, il nostro messaggio e anche il nostro appello al voto utile è quello proprio di fare una scommessa per voltare pagina rispetto a due schieramenti politici che da 25 anni sono sempre gli stessi: da una parte la Lega nelle sue varie personalità, dove evidentemente i problemi che ci sono vengono nascosti troppo spesso sotto il tappeto, e dall'altra parte un centro-sinistra sempre identico a se stesso e completamente rassegnato ad essere sconfitto e a non costruire mai una classe dirigente alternativa. Ecco, io credo, ed è anche l'impegno che ci stiamo mettendo in questa campagna elettorale, noi possiamo essere davvero l'unica voce alternativa, dove i temi che sono stati abbandonati da questa regione li vogliamo mettere al centro dell'agenda politica, a partire dal tema della famiglia, che è un tema su cui noi stiamo investendo non solo molte energie, ma proposte costruttive. C'è un Family Act a livello nazionale, che significa investimento sul bene più caro che abbiamo, che è la famiglia. Pensiamo che da questo tema bisogna ripartire per costruire servizi e risorse a favore delle donne e dei giovani. Questo significa far ripartire l'economia anche in questa regione, dando davvero pari opportunità e la possibilità a donne e uomini di continuare a far grande questa nostra regione. Ecco, lei ha oltre 10 anni di esperienza anche nei banchi del Parlamento italiano, e quindi anche, diciamo, ha visto tutto il percorso legato all'autonomia differenziata. Da questo punto di vista, come si pone? Ma io sono una profonda conoscitrice della materia, perché non solo mi appassiona da molti anni, ma perché sono una federalista convinta. Io ho sempre detto che questa proposta anche del ministro Boccia è una proposta, secondo me, da intanto tempi troppo lunghi, e noi non ci possiamo più permettere di perdere tempo. Ne abbiamo già persi 25 di anni, inseguendo una Lega che ha sempre promesso di voler fare l'autonomia, ma poi non l'ha mai portata avanti, perché evidentemente non era una priorità. Noi abbiamo detto che il 22 settembre, se saremo maggioranza o saremo minoranza, chiunque presenterà una proposta di autonomia, noi la voteremo, perché siamo favorevoli a lasciare più risorse in regione e a dare più servizi, prima di tutto a chi produce benessere e lavoro nella nostra regione.
Ecco, gli elettori domenica si troveranno davanti più schede, domenica e lunedì, e tra queste anche quella del referendum. Riguardo al taglio parlamentari, la domanda è più che altro non tanto se sì o no, quanto è fatto, quanto questo possa poi effettivamente cambiare successivamente la politica italiana. Sì, beh, guardi, la prima considerazione è che io ho votato sì al referendum, quello e alla riforma costituzionale di Matteo Renzi. Quella era una riforma costituzionale, questo è un taglio lineare dove si lascia tutto in piazza e dove Camera e Senato continuerebbero a fare lo stesso lavoro, quindi nessuna semplificazione ma soltanto una riduzione del numero dei parlamentari, che il giorno dopo significherebbe avere interi territori senza più un rappresentante politico. E con un abbassamento notevole, come ci dimostrano oggi tutte le indagini, anche della rappresentanza femminile nella politica. Abbiamo combattuto tanti anni per aumentare la presenza femminile come valore aggiunto nella politica. Questo referendum, se dovesse vincere il sì, andrebbe a compromettere anche quel lavoro sul riequilibrio della parità rappresentativa di genere, che per noi non è una quota, non è essere quota rosa, ma significa competenze e valore aggiunto. È evidente che se questo invece non è accompagnato da una riforma seria, cioè che è il superamento del bicameralismo perfetto e quindi una Camera che legifera e l'altra che sia invece un Senato rappresentativo dei territori, non si arriverà mai ad una riforma compiuta, quindi continueremo a lavorare certamente dopo il risultato del referendum per arrivare ad una riforma che possa essere soprattutto di sostegno, di aiuto e di accelerazione dei tempi della politica, che ancora oggi sono troppo lunghi. Nella sua descrizione iniziale ha spiegato già un pochettino quali siano i problemi della sinistra, del centro-sinistra attuale. Ecco, le vorrei chiedere se invece dal punto di vista di Luca Zaia e della sua coalizione quali possano essere i punti deboli sui quali voi in qualche modo intendete agire. Ma il presidente Zaia è stato abile in questi anni, sia prima come vicepresidente dell'allora presidente Galan e oggi come presidente della Regione Veneto, dove ha dovuto cambiare anche lo statuto per potersi candidare al terzo mandato, lui ha già deciso di abbandonare questa regione. È una guerra interna tra lui e Salvini per la leadership del 2023, quindi con altri obiettivi, quello di abbandonare il Veneto e magari avere un futuro a livello nazionale, per cui i temi non sono stati affrontati in questi anni, sono stati semplicemente annunciati oppure sono stati semplicemente portati avanti da coloro che hanno fatto grande questa regione, come gli imprenditori, come i liberi professionisti, le partite IVA, tutti quelli che gli operatori del turismo, i commercianti, ai quali non solo non è arrivata nessuna risorsa economica da parte della regione, perché sono arrivati soldi solo dal livello nazionale, sebbene pochi, ma sono arrivati, ma soprattutto il presidente Zaia non ha investito in questa regione, ha sottratto risorse importanti al sociale, perché ne ho fatto una battaglia di civiltà prima di tutto. Siamo l'unica regione in Italia dopo 20 anni, insieme alla Sicilia, a non aver applicato la riforma delle IPAB. Questo comporta le rette più alte d'Italia per quanto riguarda le rette nelle case di riposo. Oppure penso al tema dell'infanzia, dei servizi educativi, alle politiche sull'imprenditoria femminile, sulla formazione professionale, sulle scuole paritarie. Ci sono tanti temi, soprattutto legati al welfare, che non sono stati al centro dell'agenda politica della Lega, non le ha mai considerate prioritarie. Invece noi vorremmo partire da questi temi, dalla famiglia
e dalla scuola per ricostruire un tessuto sociale e far ripartire l'economia dando a tutti maggiori strumenti anche dal punto di vista di una buona occupazione, quindi non assistenzialismo ma invece investimenti in politiche attive per il welfare e per il territorio. Le dico di più, io il 22 settembre vorrei, e l'ho già proposto, che la Regione Veneto sedesse al tavolo nazionale con il governo per decidere e quantificare quante risorse serviranno alla Regione per ripartire dal punto di vista economico, visto che abbiamo 209 miliardi del Recovery Fund e dobbiamo spenderli bene, cioè dobbiamo metterli dove si può far ripartire l'economia e dove si può far ripartire benessere e buona occupazione. Ecco, nel minuto e mezzo che ci manca prima dei saluti, diceva nel 2023, riferito come orizzonte per il Presidente Zaia rispetto appunto a alcuni progetti, ecco, nel 2023 invece Italia Viva dove vorrà essere partendo da questo cammino, da queste elezioni? Ma Italia Viva insieme a questa bellissima storia sta costruendo una partita su due tempi. La prima è certamente quella del 21 settembre, dove noi ci auguriamo di superare la soglia del 3%. Sappiamo che è una partita difficilissima, siamo anche gli ultimi che ci siamo candidati, gli altri erano partiti a gennaio, noi siamo partiti a fine giugno. Però al di là del risultato che arriverà, visto che è la prima volta che ci presentiamo alle elezioni, quindi partiamo veramente da zero, non ci sono termini di paragone, noi vogliamo evidentemente costruire un secondo tempo, che è quello della costruzione di un progetto riformista aperto a tutte quelle sensibilità politiche che oggi non si sentono rappresentate né dal centrodestra né dal centrosinistra. Quindi parliamo a tutti i cittadini veneti e li invitiamo soprattutto e prima di tutto a votare, a non disertare le urne. Grazie a Daniela Sbrollini, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata.